Se gli farà piacere, io gli farò avere uno degli ultimi numeri della mia rivista che ha dedicato uno speciale a Federico Caffè. E io voglio confessare la mia ignoranza. Io non leggevo Federico Caffè perché lui scriveva negli anni della grande contrapposizione tra destra e sinistra, perché lui scriveva sul Manifesto, sul Messaggero, ed era un giornale che io tenevo naturalmente a distanza. Io l'ho scoperto a distanza, abbiamo dedicato un'intera sezione della rivista a Federico Caffè perché aveva previsto la degenerazione dell'economia in finanziarizzazione, tutto quello che si è verificato a distanza di 30 anni non l'aveva previsto, aveva messo al centro, pur non essendo un cattolico ufficiale, perché poi privatamente aveva fatto altre confessioni, aveva messo al centro la persona, al centro dei processi produttivi, al centro della società, per cui ti farò avere questa rivista e ti ringrazio ancora. Io vado a premiare i miei conterranei. Allora, io prima di dare la parola alla nostra Presidente, le devo fare un complimento. Lei è molto buona. È molto buona perché ha redatto, ha scritto tutto il documento sulla scuola e dice: il peggiore dei mondi possibili è quello del mondo della scuola, se guardato da occhi di un liberale. Allora io sono teso, ma perché se venisse guardato da un occhio un uomo di cultura, di un conservatore come me, di un padre di famiglia, apparirebbe meglio l'immagine della scuola. L'immagine della scuola è quella che, così come la vedo un liberale, ma così come la vedo tutti gli osservatori che utilizzano criteri di interpretazione e buon senso nel giudicare. Io voglio solamente riportare due notizie, di ieri e dell'altro giorno. Ieri, il Corriere della Sera, un giudice della Corte Suprema della California ha stabilito che si può licenziare un professore se non è meritevole e priva quindi gli studenti del loro diritto costituzionale a ricevere una buona istruzione. E poi argomenta, cioè perché si penalizzano in particolare i più poveri, perché chi viene da ambienti, ambienti manda i figli all'estero, li manda a fare i master, chi viene penalizzato è lo studente che si trova ad avere un professore in competenza. La prima notizia. L'altro ieri, c'è stato il congresso nazionale della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, e hanno dato in anteprima delle cifre allucinanti. La FISM raccoglie il 50% dei bambini che vanno alle scuole materne e quindi copre il territorio nazionale per il 50%. Un bambino in una scuola materna aderente alla FISM costa 450 euro all'anno. Un bambino che frequenta una scuola materna statale costa 6.116 euro all'anno. Allora, in tempi di revisione di spesa, ma possibile che non si riesca a realizzare la libertà d'educazione nel nostro paese? Basterebbe adeguarsi all'Europa, vedere quello che succede in Inghilterra con le independent school, in Germania con le scuole dell'Under, in Francia con le scuole libere, in Belgio dove la scuola paritaria, quindi non a fine di lucro, viene trattata alla stessa maniera della scuola statale. La tesi della nostra Presidente è che le riforme dall'alto non servono assolutamente a niente. Bisogna partire dal basso con proposte concrete che sono state fatte. E ricorda gli ultimi tentativi di riforma, Berlinguer, Moratti, Fioroni, Gentili. Io ricorderei qualche altra riforma un po' più antica, per esempio la riforma della scuola media unificata, che ha eliminato la formazione professionale del nostro paese e attualmente le aziende non trovano tecnici specializzati, sono figure professionali completamente assenti nel nostro paese. L'altra riforma della scuola elementare, i tre moduli con tre insegnanti, che serviva a fare l'ammortizzatore sociale al fenomeno della disoccupazione nella scuola.
riforme devastanti, prima della scuola elementare, che è il fiore all'occhiello del nostro paese, e poi della scuola media unificata. Le proposte sono ben precise, ad esempio l'elezione del dirigente scolastico e poi l'eliminazione di quella burocrazia che incessa tutto il mondo della scuola. Grazie Presidente. Allora, io però come mi dà la parola, non c'è Claudia Squadra, ma vi rendete conto che noi abbiamo in qualche modo sentito, descritto, visto, descritto dalle parole amorose della vitalità, che persone che sono state dentro, di lato, di fronte a questo sistema nella sua evoluzione, ricordano Caffè quando diceva gli uomini e i buoni sentimenti sono all'origine di una rivoluzione. Pazzesco. Io avrei voluto sentire oggi proposta, come se chi vede le cose da dentro capisse o sentisse che non sono le dame. E allora mi ricordo Giulia, che è una ragazza qui presente, che farà una tesi sulle autonomie, io spero. E allora la mia risposta è che mi ripeto poi su. O diamo delle risposte concrete o se no il sistema si è così involuto, perché quando, rispetto a quello che dicevi tu, il costo della scuola non privata, pubblica, non statale è di quel genere, e quando un ministro come Berlinguer, che è riuscito a scrivere in una legge la scuola è pubblica, statale, non statale, per non è stato più ministro per questa cosa, e questa è la realtà. E quando una Moratti mi fa una riforma tutta intera, di cui la parte più significativa è il rapporto scuola-lavoro, che rimane nel planeta, e quando un Chiorò fa e confeziona meglio che può il concetto di scuola dell'autonomia, che autonomia vuol dire responsabilità, e non succede niente. E quando una Gelmini fa un'altra legge confessiva sulla valutazione e il merito e non succede niente, ma allora cosa dobbiamo fare? Perché la storia è finita, dunque succede. E allora io ho in qualche modo inventato il continuare a tutti 1000 persone, chi oggi può fare qualche cosa, che è una sorta di liberalismo di massa fatto dalle persone, dalle singole persone che guardano la realtà così com'è e non hanno a che fare con la resistenza, non hanno a che fare con l'intellettuale. Io lo confesso, quando ho fatto professore di Firenze, quando ho visto che l'università stava andando sotto, ho detto andiamo a vedere cosa succede nella politica, sono andata a 94, la parte parlamentare è stata... Parli contro il microfono, non contro il signore, solo con il suo piano. Grazie. Ah, bravo, e mi resi conto che fare il parlamentare nel 94 era fare uno stage di studi parlamentari, non politica. Stage di studi parlamentari, delle vendite. Poi, siccome parlavamo di federalismo, madonna, ho detto, andiamo a vedere le regioni. Sono state elette in regione Toscana, e finisco quest'anno il decimo anno, un porcaio. Perché io vi porto l'esempio di stamattina, per cui quando noi cerchiamo di fare una legge in concomitanza o in correlazione con quella statale, il vero problema, almeno quello che vedo io, è cercare di moltiplicarle, farle più complesse possibili, più illeggibili possibili, eppure vi parlo della regione Toscana, che come dico io, deve regione è il meglio di allora. Secondo me, siccome la rivoluzione col sangue non si può fare, vediamo cosa si può fare senza sangue, vediamo. Allora questa signora, vado al minuto, 2-3 minuti, questa signora, sette Renzi, no? Arriva di nuovo, giusto? Lo conosco, è stato, ho fatto anche lezioni quando era Renzi non cristiano, perché io non ero cristiano, perché la giovane ragazza, visto. Dice il problema delle.
le scuole fatte bene. Allora, proposta, hanno dato 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hanno dato 5 per 1000 alla Sottosegretaria Europea, diamo la possibilità ai singoli cittadini di dare un 5 per 1000 per il restauro delle scuole che hanno di fronte, nel loro quartiere, così almeno andranno a vedere se fanno qualcosa. Seconda, esistono, non so se l'avete mai sentito lamentare, gli uffici scolastici e regionali come in qualche modo proiezione dello Stato. Un po' caro. Persone che burocratizzano perché non riescono a far scegliere o a mettere in una concorrenza positiva. Perché? Perché siccome sono le regioni, insomma vai dietro a quello che comanda la regione, no? E che faccio? Devo a camminare. Torni al ministero, poi mi raccomando, ferma, che non succeda, perché la comparazione con le altre regioni c'è. Dei soggetti che se non vanno in nevrosi vuol dire che già ce l'ho andata. Perché è una funzione che non esiste, essendoci in qualche maniera una legge sull'autonomia scolastica che rende assolutamente inutile la loro presenza, di poche persone, di persone impotenti a decidere. Eliminiamo gli uffici scolastici. Terzo punto, i famosi manager, presidi, eccetera, eccetera, che non hanno potere di assumere, non hanno potere di decidere cosa fanno i denti, non hanno potere di licenziare, al massimo di spostare se c'è un pedofilo in un'altra scuola, così si sa da dove. E cioè, cosa ci stanno a fare? E questa è, vi posso dire che avendo una proposta da varie parti trova una grande attenzione questa proposta, elezione da parte della comunità dei dirigenti scolastici a termine, nel senso con delle liste preordinate, fate tutto quello che fate, ma che chi sta in quel posto, se vede che con i genitori o la comunità in quanto tale o gli altri insegnanti eccetera eccetera possono decidere se quello è efficiente o no. Ma a questo disgraziato che devo dare questo potere, devo dare intanto diamo l'elezione, perché attraverso l'elezione c'è un controllo diretto che in qualche modo stimolerà la politica a metterci le mani su. Vogliamo dare anche qualche cosa sui docenti? Perché non proporre, che è difficile vedere, che sia il famoso manager senza poteri che invece ha il potere di nomina dei docenti? Non è più uno scandalo, perché c'era tutta Europa, in America, ovviamente dei correttivi o altro, ma perché? Perché non può fare? Ed è l'altra proposta che noi facciamo, che su basi di gradatorie, quello che volete nazionale, anche per sia il dirigente che avendo quella responsabilità, perché il liberalismo è responsabilità, quella responsabilità e quel controllo, perché i soldi che non sono dello Stato, capito, come diceva la Tace, che sono del cittadino, mi spiego, allora ricordiamo la semplicità di questo altro tipo. L'ultima, la penultima, poi concludo per davvero, una differenza stipendiale per i docenti che sono umiliati nel voler fare una progressione di carriera solo per l'anzianità. Questa è una letterale umiliazione. E guardate che non c'è più neanche il principio del pianino, no? Io mi sento almeno ganzo, non è più vero. Sono affinti. È una classe sociale in depressione, di cui tutti bisogna facciamo. E allora, nei meccanismi di valutazione a fine d'anno, di valutazione delle triennali, in cui si aumenta lo stipendio perché tu hai fatto una cosa riconoscibile, visibile e controllabile, secondo noi è la domanda della cosa professionale. L'ultimissima proposta, e qui ricordo che non ci sono degli imprenditori, ma io nella lunga esperienza, ripeto che ho 70 anni, quindi sono stato sempre in questo ambiente, università e scuola, io lancerei una sfida agli imprenditori, quelli delle associazioni di imprenditori, no? Che con 4-5 convegni che credo di averla fatta prima. Perché anche nei licei ci sia un'alternanza scuola-lavoro dicibile e individuabile, dove il professore di latino e greco non dica ma il mio sa fare tutto,
che il popolo gentile si rigira dalla tomba, perché Gentile fece i licei quando noi avevamo la formazione professionale più straordinaria al mondo e mise un appoggio. L'ultimo punto, che non era la finisco qui, è, e questo credo che lo possa fare anche la società liberale, vogliamo riflettere che sono venuti al mondo tutte le impostazioni gramsciane della scuola. Ma voi avete presente che ancora nelle scuole gli studenti, con il 98% della scuola statale, sono lasciati fare dai propri docenti in difesa della scuola statale? Mi pare normale. Si è così. In difesa di che? Scusa? In difesa di che? Della scuola statale, essendo la scuola statale il 98%, ancora le manifestazioni si fanno all'interno delle scuole contro la privatizzazione della scuola, avendo sentito quanto costa, essendo io, e questo naturalmente diventa da quella mancanza di valutazione che un egualitarismo di massa, scempio, e che va contro i poveri. Io vengo da famiglia povera morale, ma io quando sono andata a scuola sapevo che se mi facevo il mazzo, come diceva mio nonno, tu arrivi in Cina. E io quando sono diventata professore ho fatto un regalo straordinario ai miei nonni, perché grazie al loro entusiasmo, ma anche a una società che mi permetteva di avere un ascensore sociale e non di prendere l'ascensore per scendere il passo. Grazie. Senatrice Alberti Casellati, che